La mattina del 5 di agosto si partivano le truppe italiane per Gorizia, le terre lontane, e dolente ognun si partì sotto l'acqua che cadeva al rovescio. Caio Melisso di Spoleto, durante il Festival di Due Mondi, si alzò che non ne poteva più, non ne poteva più di questi popolari che cantavano le canzoni del lavoro, non ne poteva più di questi che urlavano contro la guerra, e disse: come osate trattare noi come traditori, noi che abbiamo difeso la patria, che abbiamo riunificato le terre redenta all'Italia. Questo spettacolo domani non andrà in scena, e se ne andò trascinando dietro di sé un codazzo di suoi amici. Allora a quel punto sembrò che tutti quanti destero la stura a quello che ci avevano in cuore. Allora una signora cominciò a gridare: e non ho pagato 16.000 lire per vedere la mia donna di servizio cantare in scena. Tutti dissero: ma dove sta sta donna di servizio? Si guardarono e capirono subito con chi ce l'aveva la signora, perché Giovanna Daffini, che aveva capito prima degli altri che lei con quel corpo da mondina era una dichiarazione di appartenenza di classe, non solo per come cantava ma per come era, prese la chitarra dal manico e stava andando verso la signora per ristabilire quella giusta differenza culturale, tutta a vantaggio suo naturalmente. Bene, l'indomani si tenta di andare in scena. Ma intanto i giornali erano stati riempiti dalle notizie che venivano da Spoleto, e lo scandalo di Spoleto. Tutta Spoleto era tappezzata di manifesti firmati Associazione Nazionale Ufficiali Italiani, i quali si dicevano profondamente offesi da quello spettacolo e da quella canzone, e consigliavano vivamente il direttore Menotti di dar fine a quello spettacolo. In ogni caso, loro avevano già denunciato, Menotti stesso, il direttore, Roberto Leidi, il regista e il cantore Michele Straniero, per vilipendio alle forze armate. Ora, nel 1964, perché di quella data stiamo parlando, vilipendio alle forze armate era una cosa gravissima, si facevano anni e anni di galera per coloro che venivano considerati o deciso che fossero colpevoli di quel reato.
Allora arrivano i fascisti da Roma, richiamati dallo scandalo e dall'offesa alle forze armate, i quali comprano i biglietti del parterre e lo occupano completamente. Quando si apre il sipario cominciano a tirare cartacce, uova marce, per far smettere quello spettacolo, che in effetti viene interrotto. Ma allora lì in quella platea quel giorno c'era un famoso, anzi famosissimo senatore comunista che si chiamava Giancarlo Baglietta, da qui vicino, veniva dal Piemonte. Uscì fuori illividito dalla rabbia, prese il primo telefono pubblico che trovò, mise dentro la sua bella monetina e si collegò con la Federazione Comunista di Terni e cadde su un giovanotto che si chiamava e si chiama ancora Claudio Carnieri, che mi ha raccontato questa storia e mi disse: Lucilla, io avevo 19 anni, ero segretario del PC, ovvero sia della Federazione Giovanile. Mi arrivò questo leone dentro al telefono, mi fece degli urli, mi spettinò tutto quanto. Ma che state facendo nelle vostre sezioni? Qui i fascisti occupano il teatro, impediscono alla nostra cultura di farsi, impediscono ai nostri canti di essere cantati e voi state nelle vostre sedi, siete una delle città più rosse d'Italia, che fate là dentro? Venite immediatamente a piedi, a Cavacecio, con i motorini, con le macchine, con i pullman, con i treni, con tutti i mezzi di locomozione, pure in bicicletta, ma venite qua. Partirono le truppe cammellate. Ed occupano, il parterre era pieno, occupano tutto intorno. Come lo spettacolo riprende, i fascisti fanno l'atto di rifare la cagnara che stavano facendo, ma da sopra parte un biglietto da visita, cioè gli tirano una sedia. Nel senso che se continuavano gli tiravano tutto il teatro addosso. A quel punto i fascisti capirono che non era più il caso di fare quello che facevano, scesero, se ne andarono dal teatro e finalmente lo spettacolo si potette fare. Ma intanto la notizia dello scandalo di Spoleto si era diffusa in tutta Italia e quei fascisti che erano usciti hanno lasciato il posto a tantissimi giovani che presero il loro posto, entrarono in quel teatro dove forse non avrebbero mai messo piede, e stettero lì per una settimana intera a vedere questo spettacolo con il desiderio di imparare tutte queste canzoni, come abbiamo poi fatto anche noi, perché sono state per anni le nostre bandiere. Traditori, signori ufficiali, suo nome nel cuore.